Buonasera, Sciarcone, buonasera a tutti ragazzi. Buon venerdì, finalmente siamo arrivati a venerdì ragazzi. Porca Eva, pure questa settimana è passata. Buona serata a tutti con Shinobi, Tom Special One, buonasera Tom. E andiamo a fare ragazzi un po' del buon, grande, mitico, insormontabile Shinobi. Eccoci qua. Mi è rimasta ferma. Era rimasta ferma così. Buonasera a tutti ragazzi. Eccolo, Deis, buonasera. Allora, Shinobi di casa Sega 1987, pensate un po' ragazzi, 32 anni fa. E uno dei più grandi successi, insomma, della casa appunto nipponica. Che poi è stato riportato anche su altri console e home computer, diciamo non sempre con risultati molto molto soddisfacenti. Però questo è un altro discorso. Allora, c'è il sindacato Zed con due Zed. Che ha fatto? Ha rapito tutti questi bambini, li vuole arruolare, insomma. Principe, buonasera a te, carissimo. E li vuole arruolare per i suoi piani malvagi, malefici. Ciao Super Vincenzo. Arriva il nostro bel Shinobi. Ciao Alessio, buonasera, buonasera a te. Ciao anche a Super Vinci. E arriva il nostro Joe Musashi in arte Shinobi. Chi erano? Gli Shinobi erano dei ninja. Che Shinobi in giapponese significa letteralmente colui che entra furtivamente. Quindi erano maestri di travestimento, eccetera, eccetera. E quindi potevano addentrarsi dentro senza farsi vedere. Buonasera a tutti ragazzi e niente, dobbiamo andare a salvare questi bambini che sono nelle grinfie del sindacato Zed, non so come cazzo si pronuncia, e abbiamo le shuriken, abbiamo la spada, la nostra bellissima spada samurai ninja, non so come si chiama, e insomma ci sono anche tante altre cose, c'è il boss di fine livello, alla fine di ogni livello, io direi insomma che comunque ragazzi il gioco lo conosciamo molto 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 bene tutti, quindi non c'è bisogno di aggiungere altro. Io direi di andare a togliere lo schermo. Yes. E prendiamo il nostro bel arcade stick, che eccolo qua l'arcade stick. E proviamo, insomma, a fare qualche minuto di Shinobi. Eccoci qua, Shinobo. Allora. Ciao Fabio, buona serata, buon venerdì, finalmente lo dico, 3 giorni che dico buon venerdì, non era mai, alla fine insomma ci siamo arrivati al venerdì, veramente dopo 3 giorni vi dico che è da martedì che vi dico buon venerdì a tutti, quindi insomma già da lì si dovrebbe spiegare quanto sono babbuino da 1 a 10. Allora, forza e coraggio, forza e coraggio, forza e coraggio, credo. Allora, Mission 1, qui c'è scritto proprio chiaramente. Come no, Alessio? Assolutamente. Stasera laser game. Stasera sera tuna laser game, ragazzi. Quindi preparatevi, che anche lì ci sarà da ridere. Ci sarà da divertirsi con Dragon's Lair, Dragon's Lair 2, con Space Ace, Badlands, Boglia de Mao, Zetung. Porchi vari, bestemmie, incazzature. Insomma, però, comunque sia, una cosa che non mancherà di sicuro saranno il divertimento, che finalmente siamo a maggio, dice il buon Fabio. In finale ci siamo arrivati dopo tanto dire, forza e coraggio, che dopo aprile siamo a maggio, insomma alla fine ci siamo arrivati. Secondo livello con Meridin in sfondo, Superman, sì, Superman, Spider-Man, qua come sempre dico ogni volta che lo giochiamo. Vi dico che noi in sala giochi questo lo chiamavamo Spider-Man, per poi accorgerci dopo 30 anni, insomma, che era semplicemente un ninja vestito di blu e rosso. Ciao Mizar, buonasera, buonasera. Mami, mami, adesso sono con Mami. Con il buon caro vecchio inconfondibile Mami. Stasera ne vediamo un po' dopo, principe. Dopo vedremo qualcosa, insomma, faremo. Qualche cosa farò. Piangerò. Com'era, no, canzone? Feedback sui volumi, qua ragazzi adesso c'è il Bossonio. Via 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 via. No, cominciamo subito bene. Il fine settimana lo cominciamo subito molto molto bene.
Si sente la mancanza del cane, è vero, è vero. Non voglio sprecare la bomba perché se arrivi in fondo con la bomba. No, boia, ciao, Wally, vai, Wally, buonasera. Non voglio sprecare la bomba, mi sono fatto ammazzare tre volte. Porco due, se avevo sprecato la bomba, può darsi che avevo. Sparamo la bomba, sarà meglio. Watakata! Morì. Moribbe e lui moribbe. Mission 1 finished. Welcome to bonus stage. Qua devo chiapparli tutti, eh. Vai. Chiappari, porco due. Niente. Mi sono fatto subito chiappare, ma chiappato sull'incazzatura che mi sta pigliando un'incazzatura. Già cominciamo. Allora, il livello del porto. Siamo al porco, al porto. Grande. Sapete che c'è se non usi mai le shuriken, insomma, per uccidere i nemici, se usi sempre occhio la spada, quindi gli devi andare vicino e dargli una spadata. Alla fine c'è un bonus che, se non sbaglio, è intorno ai 50.000 punti, una cosa del genere. Credo. Adesso non mi ricordo bene, ce l'avevo anche scritto da qualche parte. Però, se non usi mai la spada, dovresti prendere un bonus di 50.000 punti. Alfredo, ciao! Per salutarti, mi partire un servizio fotografico. Un abbraccio a tutta la super squadra. Grazie mille, carissimo. Ui, ciao Luca, buonasera a te. Buon venerdì, buon aperitivo. E ciao Konami. E I am Nomad, ok, la farò a dirlo una volta. Occhio. Chi pure l'altra sera quando andiamo a giocare mi ci ammazzavo subito nella stessa maniera. Oh, mi sta a far male. L'arcade stick mi sta facendo armare. Sarebbe male. Vai, i ninja colorati. Porco due, devo essere un po' più bastardo, perché loro, insomma, non si fa proprio pregare, ragazzi, anzi. Picchialo! Dicevamo, stasera per chi ci sarà. No, e vabbè, niente. Per chi ci sarà alle 9:30, ragazzi, ci sarà stasera dona. Oh, non c'è i coin. Stasera dona solo laser game. Insomma, ci sarà veramente da divertirsi. Quindi seguitemi anche stasera alle 9:30 su YouTube, ragazzi, perché faremo stasera dona solo laser game. Esatto. Pure io sono tornato adesso da lavoro, quindi ci divertiamo, insomma, insieme. Facciamo una cosa, famo un salvataggio, se no mi ammazzano, troppo in cazzo, magari. Occhio! Ah, sei ancora al lavoro? Vabbè, tanto ormai sarà in dirittura d'arrivo, dai. Questo l'ho visto da qua che sparava. Spara sto carico. Carichiamo. State attento, tanto attento. Casa Gino, stasera non ci sarò più. Ah, mi dispiace Luca, po', cioè, mi hai aiutato anche a trovare, no, il gioco che non riuscivo, che non partia. Che miseria. Allora, rimandiamola, facciamo domani solo per Luca, dai. Che dite? Sta brutto? Oh! Sta brutto se rimandiamo la serata, famo domani, ragazzi. Qualche nome, pare che mi ammazzava, eh. Non c'è il checkpoint, è vero, è massacrante perché è difficile, insomma. In pieno, ma acchiappato in pieno. Grande. Oh, affighi, affiga nena.
Come siamo infami oggi? Oh no, niente, 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 niente. Sfassico. Allora, dai, non rimandiamo. Luca ci ha detto di non rimandare. Dai, dai, dai. Se sta bene a Luca, buona camicia a tutti. Sta bene a tutti. No, no, la facciamo, Alex. Come no? Però non sapevo se rimandare e fare, insomma, qualcos'altro rispetto a ai laser game, quello. E qua adesso? Sì, vabbè, ma quello sicuro, però dicevamo i laser game, principe. Sti cazzi. En français si dice sti cazzi. La farò capire che non devo andare avanti? Forse gliela farò prima di notte che non devo andare avanti. Silent Hill. Ieri sera, ragazzi, ieri sera Silent Hill è stato veramente, veramente da panico, da panico. Non so quanti di voi l'hanno seguita, ieri sera è stato veramente da panico. Topo, ti tiro la bomba che mi ha rotto le scatole. E un francese dice sti cazzi. Anzi, serve una mano, no, fammi sapere. E non... MacDog McCree non lo faccio perché non mi parte se non con una macchina virtuale. Vai, vai, Shark, dimmi pure. Dimmi pure. No, però dai, porca Eva, sbudesbista, sbudsvastita. È troppo difficile. Dopo io ci metto del mio perché fa un casino, eh? Però è troppo difficile questi giochi. Questo, se non ricordo male, una sera lo facemmo, una sera d'estate, mi ricordo che era callo, ragazzi, e ci siamo dovuti incazzare alla fine con l'ultimo boss in una maniera veramente, veramente assurda. Ti ricordi? Ti ricordi, Vincent? Mamma mia, l'ultimo boss è stata una incazzatura mezz'ora, non so, 40 minuti. Papparapapparapapara. Tu ti sei visto i minimo 20 orte, è vero. Comunque, tra una cosa e l'altra, quello che fa più paura di tutti è Silent Hill. E beh, e beh, e beh, e beh. E beh. Sì, una mezz'oretta proprio è stata, una mezz'ora totale dei boss finale, se non ricordo male. Ma salvavo un po'. Pa 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 pa. Non dire gatto se non ce l'hai in terzacco. Perché lui mi ha ammazzato un'altra volta, eh? Con gli spiriti su Discord, ragazzi, ieri sera è stata veramente veramente importante come serata, eh. Bomba, vai. Oh no. Nada bene, nada bene. Già mi stavo agitando, eh. Ciao Ale, buonasera, buonasera, buon venerdì finalmente. Finished. Adesso ya la famo, eh. No! T'ho fatto paura io. Che t'ho fatto io ieri sera? Mission 3, Boia de Mao, Zetung. Qua lo dice, eh? Cominciamo con i cosi. Oh, arriva pure il rombo. Oi. Dietro, ciao Tecno, buonasera. Io sono proprio dietro, proprio.
Proprio non sapevo come farmi ammazzare in tutti i modi, ho provato, alla fine ci sono riuscito. Oh, morto. È morto, morto. Oh, come spara. Sparagli, Piero, sparagli ora e dopo un colpo sparagli ancora finché tu non lo vedrai esangue. Cadere a terra e coprire il suo sangue. E mentre gli usi questa pre... Grande. Black Diamond 80, se non ricordo male. Ah, c'era pure un modo, sì, sicuramente. C'era sempre questi trucchetti su questi giochi, c'era sempre dei trucchetti per poter ovviare, insomma, a qualche problema, in questo caso il bonus stage. Questo è un super classico. Porca miseria, quanti... No! Diana! Diana! Whatapa! Fammi poci a casa. Salutamoli. Andrea per l'indemoniato. ieri sera ci stavo da ridere. Sì, ci siamo divertiti. Ieri sera ci siamo proprio divertiti con Silent Hill, ragazzi. Ci siamo fatti due belle risate grasse. Whatapa! Che mo piano, vita? Tei! Porca miseria. Noli! Porco due. Avevo salvato? Sì. Ciao Fedora, buonasera, buonasera. Col diavolo sbudellato, porco diavolo. Diavoli. Morse, moribbe. Questo ce la fa, lo sparare e poi ci andiamo là, dai. Grande. Parapapon. No! Mi sono buttato proprio sopra. Alla rinfusa mi sono buttato sopra. Mi sto sentendo da ieri sera la canzone della intro. Lo so, bella quella, eh. Ho capito. Chi, ragazzi, come gli spari? Spara ancora. Forse devo tirare una bomba che non c'ho. Oh sì, ce l'ho, ce l'ho. Chi ci vuole il cane, no? Lanciavamo il cane. Usa la scossa. Porco due. No, e queste però è cattiverie, Dio smazia, non pezzisto. Mi sparo una bomba perché ci ha rotto le scatole, eh. Occhio, ancora due ragazzini da salvare. Occhio. Uè, mannaia! Ciao Davide, buonasera! Grande! Dai una spadata sulla testa! Spider-Man! Arri Spider-Man, Kiri! Via, via! È andata bene, è andata bene. Che livello è? Il primo del terzo o il terzo del primo? Il terzo del terzo, quindi via. Chiappaci. Chiappaci in cazzo. Chiappaci Piero, dai. Ah, fammi il collo, fammi qua. Uff, vediamo un po'. Pa 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 pam. Surfa. Esatto, qua il boss è il buddone. Stiamo tutti per bestemmiare, eh?
Orco 2. Buoni. Sì, ho capito. Via. Oh. E si vede prima 19 alla volta, ne compare 20 alla volta per po'. Ecco, stavo di chi non ha racconto, invece è andata bene. Via. Andiamo a fare il Buddha. Buddha motto motto. Secondo me è meglio quel trippone panzone da Buddha. Chi ci vuole? Sarti e spari. Oh! Voglia un cazzo. Wonder Boy, eccolo! Chi già prevedo. Infatti mi sta. Niente, niente si fa male, Ma cazzo si fa, rea? Come si fa? Come cazzo si fa? E uno mi dice salta e spara, uno mi dice non saltare. Perdi tempo se salti, mi dicono dalla regia, eh. Però mi pare peggio. Mi sembra peggio. Porca miseria, porca. Salvato, salvato, salvato. Porco diavolo. E me era meglio, già vero ci vuole. Però cioè, dopo che ti si finì le mani a sparare. In continuazione, affanculo a te, chi te ci ha messo? Mission 3, mamma mia, bonus stage. Para para. Quanti siete? L'ultimi tre, ma vaffanculo te. Forca Eva, ragazzi. È troppi, no? Mamma mia. Era troppi. È stata una cattiveria, eh.
C'ero quasi vuole, infatti, avevo quasi preso il bonus, avevo quasi col cazzo, avevo quasi preso il col cazzo. Lì. Mamma mia, che quanti siamo qui a saltà. Ho capito. Chi ci vuole la bomba? Bomba! Bomba! Dosto! Non voglio morire! E porco due! Subito! Grande! Eccoli qua, mamma mia, questi che gli morisse il porco c'ho casa che continua a venire su. Forza e coraggio, ragazzi, corre, via, mi ho fatto tardi, stasera pure mi ho fatto tardi, via. Gli sono saltato sopra mentre proprio. Ciao Emily, buonasera, buonasera a te. Buon venerdì. Occhio. Come se volemmo fa, come se volemmo fa, saltiamo di qua. Grande, cascavo di sotto. No! Salvato da qui! No! Ho salvato da lì, ragazzi, niente. Ciao Lozzo, niente. Sì, infatti qualche ho i salvataggi è un'arma a doppio taglio, eh. Ma questo però era proprio cattivo, cattivo, programmato proprio con cattiveria questo pezzo, eh? Non devo più iniziative, c'era ciò, vero? Fregamolo! Oh signore! Salvamo, va, su stronzo. Pam pam pam, oh yeah. No, no, Wally, non è quello però. Dai, ultimo livello, ragazzi, che devo andare via. Su, ultimo livello, ultimo livello. Già ho visto che chi si sarà da incazzasse. Eh sì, infatti la cena ormai è fatta. La cena e le calorie è partite tutte. No, 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 no. White. Entambro, buonasera, buonasera. Mamma mia, quanti è questi. Stasera Laserdisc, Davide.
ho sbagliato, eh. Dai, vediamo il boss e poi andiamo. Vediamo il boss e poi andiamo a mangiare. Via, via. E vai col boss. E non ti incazzare, oh. No, l'aria, la dinastiche. Vai. Fatto bene sto livello, bene, bene. Vai. Facciamo il bonus stage, ragazzi, poi ci si vede alle 9:30, mi raccomando. Bonus stage. Allora, ragazzi, grazie a tutti, andiamo a mangiare tutti quanti, ci vediamo alle 9:30, Mission 5, intanto qua che si comincia con la Mission 5, qui sono un gran testa di cazzo, il boss qua è veramente cattivo, ci vediamo alle 9:30, ragazzi, a tutti, grazie mille per questo aperitivo, ci siamo divertiti una mezz'oretta, e grazie a voi. E no, devo andare via, devo andare via, devo andare via, Fabio, devo andare. A dopo, ciao, buona serata, a dopo.